Una gigantesca nuvola temporalesca viene verso di te. È tutta nera e va in netto contrasto con il cielo blu acceso proprio sopra e dietro di te. C'è un lampo accecante e, pochi secondi dopo, un assordante tuono, simile allo schiocco di una frusta. Poi inizia a scrosciare la pioggia. Si alza il vento. Vedi le cime degli alberi piegarsi verso terra a qualche chilometro di distanza e avvicinarsi di secondo in secondo. Ti blocchi, realizzando che non hai vie di fuga. Ma quando la pioggia sta quasi per raggiungerti, si ferma all'improvviso. A pochi metri da te c'è una vera e propria inondazione, ma dove ti trovi tu? È asciutto e soleggiato. Dopo poco, la nuvola temporalesca rabbiosa versa le sue ultime gocce e si disperde. Vedere il confine della pioggia è una cosa rara, ma non impossibile. La pioggia deve essere molto forte, in modo che il vento non possa far deviare le gocce dal loro percorso verticale. Se la pioggia è leggera, potrai vederne il confine solo da lontano. Sembra una foschia grigia scintillante che va dal cielo alla terra. Ha smesso di piovere e... Wow, cosa sono quelle nuvole? Hanno un'aria davvero sinistra? Beh, non preoccuparti. Si chiamano nuvole Mammatus e non sono per niente pericolose. Tendono ad apparire prima o dopo una forte tempesta o un uragano. Normalmente le nuvole si formano grazie all'aria più calda che sale, ma queste si formano quando l'aria più fredda scende, creando sacchi di ghiaccio e acqua, che scendono separate. Non resistono per troppo tempo però, 15 minuti al massimo e poi se ne vanno. Il tempo ne combina di ogni tipo, la pioggia di animali. Nel 2009 gli abitanti di Ishikawa, in Giappone, hanno assistito a una pioggia mai vista prima, digirini. La prima possibile spiegazione è che quel giorno il vento fu tanto forte da sollevare e portar via tutti quei girini in un batter d'occhio. La seconda è che grandi uccelli come i gabbiani li abbiano fatti cadere mentre volavano verso i loro nidi. Alcuni scienziati ritengono che queste creature siano state sollevate da terra da una tromba marina e siano piovute giù più tardi. Quel giorno le persone hanno trovato non solo girini, ma anche rane e pesci al posto delle pozzanghere. E possono piovere anche vermi. Alcune persone affermano di aver visto piogge di serpenti. A Oakville, Washington, piove spesso. Ma per questa pioggia ancora non si è trovata una spiegazione valida. Invece delle comuni gocce di pioggia, la gente ha visto piovere chiazze gelatinose traslucide dal cielo. E chi si è avvicinato troppo l'indomani non è stato bene. Alcuni ritengono fossero meduse evaporate, quelle portate dalla pioggia, oppure rifiuti di un aereo commerciale. Quasi la stessa cosa è successa nel 2012 in Dorset, nel Regno Unito. Hanno grandinato palline di gelatina miste a chicchi di grandine. I ricercatori hanno raccolto quelle palline appiccicose e le hanno conservate in frigo per studiarle in seguito. Non serviva in realtà, dato che quelle palline viscide non si scioglievano a temperatura ambiente. Nessuno sa con certezza da dove siano venute quelle palline, ma come prima cosa si è pensato che fossero uova di animali acquatici trasportate da uccelli in cielo. Prove successive hanno dimostrato che era una sostanza chimica che funge da sigillante, usata in molti prodotti commerciali, anche nei cavi, come protezione dall'acqua. Nel 2009, nella località di Ishikawa in Giappone, gli abitanti furono testimoni di una pioggia mai vista prima. Quel giorno dal cielo cadde una pioggia di... girini! Probabilmente i forti venti risucchiarono via le bestioline da qualche lago nelle vicinanze, oppure erano scivolati dalla presa dei gabbiani che li avevano catturati. Altri scienziati, invece, credono che la causa dello strano fenomeno fu una mini tromba d'aria che trasportò in aria i girini e poi li fece ricadere a terra. Tra l'altro, quel giorno non piovvero soltanto girini, ma anche rane e pesciolini. Altrove è capitato che piovessero vermi. E alcuni parlano persino di piogge di serpenti. In un bel giorno di primavera, nel 1877 a Bath County, nel Kentucky, la signora Crouch era nel cortile di casa sua a preparare il sapone, quando all'improvviso dal cielo piovve carne, una vera e propria grandinata di pezzi di carne dal diametro di almeno 7 centimetri e mezzo. Più tardi due coraggiosi volontari decisero di assaggiare quella misteriosa carne piovuta dal cielo e dissero che sembrava carne di agnello oppure di cervo. Invece si scoprì che era carne di manzo,
Strani fenomeni come questo sono avvenuti anche in Europa. L'unica possibile spiegazione è che qualche uccello rapace abbia fatto cadere i pezzi di carne mentre li trasportava, probabilmente costretto a liberarsi della zavorra. Ad Oakville, nello stato di Washington, piove decisamente spesso, ma un giorno dal cielo è caduto qualcosa di veramente insolito e inspiegabile. Anziché le solite gocce d'acqua, erano piovute strane sfere gelatinose. Lo strano acquazzone ricoprì un'area ampia almeno 50 km quadri. Diversi abitanti avvertirono anche uno strano malessere il giorno dopo. Qualcuno disse che le sfere gelatinose contenevano globuli bianchi umani, salvo poi essere smentiti dai test successivi. C'è chi pensa che si trattasse di meduse, risucchiate da una tempesta e praticamente evaporate, oppure di scarti eliminati da un aereo in volo. Qualcosa di simile successe nel 2012 nel Dorset in Gran Bretagna. Una misteriosa grandinata di sfere gelatinose, ma stavolta ghiacciate. Gli scienziati ne raccolsero alcune e le misero in freezer per conservarle, per poi scoprire che le sfere di ghiaccio restavano intatte anche a temperatura ambiente. Non si è mai scoperta l'esatta natura di quelle sfere, ma l'idea più probabile è che fossero uova di qualche animale marino, finite in qualche modo su nel cielo. Ulteriori analisi dimostrarono che la sostanza gelatinosa era in qualche modo simile al poliacrilato di sodio, un composto chimico molto utilizzato ad esempio per proteggere dall'acqua i cavi sommersi. I ragni australiani sono ben noti in tutto il mondo e ci tengono ad essere all'altezza della loro fama. Una cosa che capita piuttosto spesso in Australia, ad esempio, è che i ragni cadano dall'alto. Sì, si arrampicano sugli alberi, tessono un singolo filo di seta e si lasciano poi trasportare dal vento. Il problema è che quando piove i ragni si esibiscono in questo trucco tutti insieme e a centinaia. Non è raro nei giorni di pioggia vedere i ragni che piovono delicatamente giù a terra, trasportati dal vento come se fossero palloncini. Spostiamoci adesso dalle parti del fiume Mekong, dove è possibile assistere ad un altro strano fenomeno. Sfere luminose che si innalzano dall'acqua e salgono su in cielo. Sono note come le sfere di fuoco di Naga e possono essere piccole come ciliegie o grandi come cocomeri. A volte di notte è possibile vederne a centinaia se non addirittura migliaia. Non è stata ancora trovata una solida spiegazione scientifica, ma è probabile che l'origine del fenomeno si trovi in sacche di gas naturale situate sotto il terreno paludoso della zona. La leggenda locale racconta invece che si tratti del respiro di un serpente gigante. Wow! Un tornado che si crea non sulla terraferma ma sull'acqua è detto tromba d'acqua. Infuriano a grande velocità e risucchiano verso l'alto grandi quantità d'acqua insieme a pesci e persino tartarughe. Oh, poverine! Ecco come si spiegano quindi le piogge di pesci avvenute in diverse zone del mondo. Esistono anche le trombe di neve, ma sono estremamente rare quelle. Sono state fotografate soltanto in 6 occasioni, quasi tutte nello stato dell'Ontario, in Canada. Può succedere soltanto a condizioni ben precise, quando la neve comincia in parte a sciogliersi, ma la temperatura dell'aria è ancora molto fredda. Nel mondo esistono certezze, giusto? Il cielo è blu, il sole è giallo, la lava è rossa. Ma su quest'ultimo non possiamo esserne proprio sicuri, in particolare se ci troviamo nei pressi del vulcano Kawayan in Indonesia. Di giorno il magma è rosso come ce lo aspettiamo, ma di notte diventa di un blu quasi fosforescente, tutto a causa dell'altissima concentrazione di acido solforico. In questo cratere, infatti, si trova il più grande lago sulfureo del mondo. Visto da lontano sembra proprio invitante per farci un tuffo, ma come avrai già capito, non è una buona idea. Anche le fiamme che si sprigionano dal vulcano ogni tanto sono blu e possono raggiungere i 5 metri di altezza. In altri luoghi, invece, l'acqua diventa simile al vetro creando un effetto quasi alieno, un portale verso altre dimensioni. Accade quando c'è un'alta concentrazione di sale, che poi evapora via. Esempi si trovano ovunque, dalla Francia all'India, ma uno è particolare. Parliamo del lago salato di Kargil, nella baia di San Francisco. Quello è davvero particolare e variopinto. Troviamo il blu, il verde, l'arancione, diverse tonalità di rosso, violetto e azzurro. Tutti questi colori sono dovuti ai diversi livelli di salinità e alla microfauna che popola questi strani specchi d'acqua. Ma adesso voliamo sulle sponde del Baltico, regione di Kaliningrad in Russia, per esplorare la misteriosa foresta danzante dove gli alberi sono tutti piegati e contorti. Il bosco non è naturale, venne piantato sulle dune di sabbia nei primi anni 60 per stabilizzare il terreno.
Ma forse la sabbia non voleva saperne di stabilizzarsi, così si è vendicata contorcendo gli alberi in quel modo. Forse aiutata anche dai forti venti che soffiano in quella zona, insomma. Ma non manca chi afferma che l'origine del fenomeno sia addirittura paranormale. Si dice che in quella foresta si incrocino energie positive ed energie negative. Secondo una leggenda locale, arrampicandosi su uno di quegli alberi si può persino guadagnare un anno di vita in più. Un altro enigma è il ronzio che tormenta gli abitanti di Taos nel New Mexico, un suono che disturba persino il sonno. Sono state condotte numerose ricerche scientifiche, ma nessuna ha scoperto quale sia l'origine di questo suono, nemmeno se sia di natura meccanica o naturale, come nel caso di un simile ronzio avvertito vicino a Seattle. Fenomeni simili sono stati riportati anche in Gran Bretagna, Australia e in alcune zone dell'est degli Stati Uniti. Ma pare che soltanto il 2% delle persone sia in grado di avvertire questo suono. Le nubi nottilucenti o nubi polari sono un altro fenomeno molto raro, perché si verificano soltanto d'estate e soltanto a latitudini comprese tra 50 e 70 gradi in entrambi gli emisferi. Inoltre, le nubi sono visibili soltanto quando il sole è già calato oltre l'orizzonte, negli ultimissimi raggi di luce del tramonto, e le nubi devono trovarsi molto in alto nell'atmosfera, ad almeno 80 km di altitudine, così alte da essere perciò invisibili durante il giorno quando il sole splende alto. I cerchi delle streghe, o se preferisci delle fate, sono misteriosi anelli formati da funghi che spuntano ogni tanto nei prati e nei boschi. Ma nessuno ancora sa perché questi funghi formino cerchi quasi perfetti. Secondo le leggende, sono le danze notturne delle fate a far nascere i funghi dalla terra secondo quel preciso disegno. E forse è vero, perché i funghi spuntano in zone dove l'erba sembra calpestata o bruciata quasi. Suggestivo, vero? Il Rio delle Amazzoni, uno dei fiumi più lunghi al mondo, si estende per ben 6.500 km, praticamente la distanza che separa Vienna da Nuova Delhi. Eppure in Sud America c'è un fiume persino più ampio, soltanto che nessuno l'ha mai visto. Si tratta di un gemello del Rio delle Amazzoni, il fiume Amza, sepolto di ben 4 km sottoterra. È stato scoperto soltanto 10 anni fa, nel 2011. Ma c'è un altro fenomeno raro e sfuggente che dura soltanto un batter d'occhio. Stiamo parlando dei cosiddetti spiritelli rossi, ovvero scariche elettriche incredibilmente potenti, fino a 10 volte più di un normale fulmine, che appaiono e scompaiono in un istante. Vennero fotografati per la prima volta nel 1989 e ancora oggi restano un fenomeno molto poco osservato e studiato. Pensa che per filmare uno spiritello rosso occorre girare il video a circa 7.000 fotogrammi al secondo. Ok, mi arrendo, troppo difficile.